un Polifemo dedicato al comune di Crispiano, a come questo comune, questa realtà sta facendo crescere l'intera provincia ionica. Turismo, cultura, opportunità di sviluppo, vivibilità urbana. Crispiano, città europea. Alcune battute, giusto per darvi un antipasto, un assaggio di quella che sarà la puntata. Il sindaco di Crispiano, il dottor Egidio Ippolito. E allora, sindaco, dicevo, Crispiano, città europea. Crispiano che entra nel circuito Eden, appunto come European Destination of Excellence, tra le città di eccellenza. Crispiano è una bella opportunità anche per la provincia. Entrando in questo straordinario mondo europeo, apre questa finestra a questa provincia che ha bisogno di vedere un po' di luce. Beh, sindaco, tante le iniziative, ma portate avanti con amore innanzitutto per la propria terra, il senso di appartenenza. È quello che dovremmo avere un po' tutti quanti, perché se c'è amore c'è valorizzazione, se c'è valorizzazione c'è benessere per tutti quanti, e noi andiamo alla ricerca di questo, in questo momento particolare per tutti. Antonella Miccoli, consigliere comunale di Crispiano, delegato alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Questo binomio vincente, promuovere la cultura, far crescere la cultura e anche, quindi anche attraverso le attività relative agli spettacoli, il tutto porta un beneficio all'economia, al commercio. Infatti, sì, ha detto esattamente quello che, insomma, il mio lavoro, quello dove io sto lavorando, perché in effetti qualcuno magari ha detto sì, ma la cultura sono tre cose differenti, no, come appunto le diceva. La cultura, se c'è la cultura a 360 gradi, si può fare spettacolo, e perché no? In questo caso arriva, insomma, la gente, i cittadini escono, guardano le nostre vetrine, acquistano e di conseguenza sviluppo economico. E anche, io direi, completerei oltre allo sviluppo economico anche occupazione per i nostri ragazzi. Certo, è una conseguenza obbligata di questo percorso virtuoso. E ancora Anna De Marco, guida turistica ufficiale del comune di Crispiano. Beh, abbiamo detto la dimensione europea di Crispiano, l'appeal turistico proprio che Crispiano riesce ad esercitare su tanta gente che viene dall'estero. Abbiamo visto turisti soprattutto dal Belgio, sì, ma anche da altri paesi, dai punti più disparati. Vuol dire che questa si sta seminando bene. Assolutamente sì, io voglio semplicemente fare un invito, anzi voglio coniare questo slogan: veniteci a trovare, vi faremo emozionare. Una poetessa. E per questa puntata dobbiamo ringraziare uno sponsor d'eccezione, Forim, di Angelo Marzia, Crispiano, Corso Umberto 235, vendita ed assistenza caldaie a gas e climatizzatori. Beh, vedete, Forim è un punto di riferimento appunto per quanto riguarda i controlli relativi alle caldaie per Taranto e provincia, 20 anni di esperienza. E il merito anche di Forim è quello di aver voluto sostenere questa puntata, perché non si fa crescere solo Crispiano ma l'intera comunità della provincia di Taranto. Non vi resta altro che mettervi comodi in poltrona, canale 78 del digitale terrestre, Delta TV, ore 21 di venerdì 18 novembre. E che dire, Polifemo, informazione libera della città.